Acciaio inossidabile, inoxidabile, stainless steel, rust free. Questi sono i nomi che sono stati assegnati ad una lega che è giovane. Parliamo del 1872, quando Wood & Clark depositano il brevetto relativo all'acciaio inox, stainless steel, quindi siamo in Inghilterra, e lo fanno depositando un brevetto per una lega contenente il 35% di cromo in peso. Loro avevano rilevato empiricamente che tale lega resisteva agli acidi, quindi era un risultato importante per l'epoca. Dobbiamo però attendere sino al 1913 prima che l'acciaio inox, con un tenore di cromo ben diverso, ben inferiore, risulti essere impiegato nell'industria, in particolare nell'industria militare, e in particolare con tenori di cromo che si avvicinavano in una forbice tra il 13 e il 14%. Quindi il primo riferimento all'acciaio inox sui media lo troviamo sul New York Times nel 1915. Da allora questa lega, che è relativamente giovane se pensiamo al bronzo, all'oro, all'argento, al ferro, è stata una lega altamente diffusa in più settori. Inizialmente nel settore militare, poi nel settore food, farmaceutico, nautico, in tutti quei settori offshore, petrolchimico, dove la necessità di una resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici o agli agenti aggressivi diventasse una peculiarità determinante. L'aspetto che caratterizza le leghe dell'acciaio inox è la sua capacità di passivarsi. La passivazione è un layer di ossido di cromo prevalentemente superficiale, di una dimensione vicina ai 5 nanometri, che può essere comparata a quella che è la funzione della nostra epidermide. Seppure molto sottile, è comunque diffusa e copre l'intero corpo a protezione e consente al corpo l'interscambio con l'ossigeno, con la temperatura esterna. La stessa cosa, la passivazione per l'acciaio inox è ciò che protegge l'acciaio inox, è ciò che consente l'acciaio inox di rispondere agli agenti esterni. Questo film di passivazione è determinato prevalentemente dal cromo, seppure nell'acciaio inox ci sono molti altri componenti chimici che possono dare pregio alla lega, ad esempio il nickel, che seppure non è strettamente legato al layer di passivazione, contribuisce alla velocità con cui l'inox si ripassiva nel momento in cui avviene qualche fenomeno che ne rompe il layer superficiale. Non dobbiamo infatti pensare all'acciaio inox e alla sua passivazione come un evento one shot iniziale che non ha più alcuna evoluzione. L'acciaio inox è vivo, interagisce con l'ambiente, in particolare con l'ossigeno, continuando a ripassivarsi nel tempo nelle giuste condizioni. Per cui, quando si parla di acciaio inox, si parla di numerose leghe, ormai conosciamo le famiglie principali, le austenitiche, martensitiche, ferritiche, duplex, superduplex e altre leghe. Tutte queste leghe nascono con la peculiarità comune di ripassivarsi, di resistere alla corrosione, ma hanno specifiche caratteristiche in funzione dell'ambiente in cui l'oggetto, l'impianto o qualsiasi elemento in acciaio inox dovrà andare a vivere. Per cui, quando si sceglie la lega dell'inox, va scelta in funzione della sua composizione chimica, degli agenti con cui entrerà in contatto, della temperatura di esercizio, se ci saranno elementi che creeranno tensioni anche meccaniche nella struttura che si andrà a realizzare, se questa struttura sarà saldata, tagliata a laser, piegata, lavorata, sono tutti elementi fondamentali nella scelta da un lato della lega dell'acciaio inox che andremo ad utilizzare, dall'altra dei trattamenti necessari perché questa lega si conservi nel tempo.
L'inox è riciclabile eternamente, si dice, quindi possiamo riutilizzare questo materiale che è estremamente pregiato, mantenendo le sue caratteristiche. Ma è importante che nel ciclo di vita di questo materiale ci sia un processo previsto sin dalla sua progettazione, un processo di manutenzione dell'acciaio inox o dell'impianto che andremo a realizzare. Quindi, se da un lato tutti i nomi nelle diverse lingue possono far pensare a un'assoluta non ossidabilità dell'acciaio inox, questo non è assolutamente vero. L'acciaio inox ha un livello di inossidabilità dato dal suo livello di passivazione, che rappresenta come l'altezza di una diga. Sotto quell'altezza, quella specifica lega, in quelle situazioni resisterà ai fenomeni corrosivi. Sopra tale livello non sarà in grado di resistere e avverrà un fenomeno di inondazione. Immaginate allo strato passivo, come dicevo prima, come lo strato, la nostra epidermide che ci protegge. Se viene causato un danno, un taglio sulla nostra epidermide, quello è un punto di attacco nei confronti di batteri e virus e quindi dovrà essere sanato, decontaminato, si dice sull'inox, e ripristinato il film di ossido di cromo che ne garantisce la passivazione. Quindi in un processo di lavorazione e di manutenzione dovranno essere prese in considerazione questi aspetti fondamentali, dalla progettazione alla manutenzione per tutto il ciclo di vita dell'oggetto. E questo è un aspetto non evitabile. Per questo Ricerca Chimica ha realizzato la divisione consulting che si occupa di acciaio inox e titanio, perché possa garantire un affiancamento alle aziende dalla fase di progettazione alla fase di manutenzione dell'oggetto, che dovrà per sua natura e per sua scelta vivere nel tempo in condizioni ottimali. Abbiamo denominato gli interventi la cosmetica dei metalli, esattamente come per la cosmetica che tutti noi a cui ricorriamo per la nostra persona, che serve sia per l'aspetto estetico che funzionale, mantenere elastica, idratata la pelle. La stessa cosa per l'acciaio inox, va pensata una strategia che consenta all'acciaio di rimanere intonso nel tempo. Parliamo di ossidabilità. Abbiamo diversi fenomeni di ossidabilità. La corrosione potrà essere poi caratterizzata in funzione della sua morfologia come corrosione generalizzata dovuta a presenza di cloruri, ad esempio, oppure come fenomeni di pitting localizzato. Il pitting si presenta come questa sorta di consumazione della superficie e di punti che possono essere penetranti o cavernosi, cioè all'interno di un punto può essersi creata una caverna. Quindi potremmo osservare un punto singolo di colore scuro marrone, ma sotto il quale può esserci un elemento cavernoso che può avere addirittura compromesso la struttura dell'acciaio inox. In funzione della morfologia della corrosione, siamo in grado, avendo affrontato circa 120.000 casi, di riconoscerne le cause, perché riconoscere le cause della corrosione è determinante non solo per intervenire e rimediare, ma anche per tornare in fase di progettazione, il reverse engineering, e andare a effettuare quelle modifiche necessarie a livello di progettazione e disegno perché non si ripresenti il fenomeno. Questa è un'altra forma di corrosione che si chiama Kravis corrosion, sotto schermo. Come vedete qui il metallo è stato consumato, cioè millimetri di inox sono stati letteralmente dissolti. Questo si verifica quando, ad esempio, in assenza di ossigeno, quindi ci sono superfici accoppiate, interstizi, che consumando l'ossigeno, non consentendo all'inox di ripassivarsi nella sua interazione con l'ossigeno, fanno sì che
il metallo vada in soluzione, quindi si dissolda, letteralmente viene dissolto. Altri aspetti e situazioni peculiari in cui la corrosione può avere un effetto diciamo molto di forte impatto sono le produzioni farmaceutiche, cioè laddove viene utilizzata acqua estremamente pura, ad esempio, questo ha un attacco sulla superficie estremamente forte e in funzione del disegno che creerà sulla superficie siamo in grado di definire se si tratta di rouge, orange, red, black, glossy o diciamo opaco, e definire quali sono nuovamente le cause di questa corrosione. E per non parlare del fenomeno dei biofilm, chi produce alimenti, chi produce creme o farmaci affronta talvolta il fenomeno dei biofilm, quindi creazione di colonie batteriche le quali consumano l'ossigeno sottostante e come digestione questi batteri hanno elementi acidi che in assenza di ossigeno attaccano nuovamente la superficie e la dissolvono. Quindi questi sono alcuni degli esempi per cui è fondamentale, partendo dall'acciaio inox, capire dove verrà usato, in quali contesti e quali sono i trattamenti superficiali necessari a garantirne la stabilità nel tempo. Il ciclo minimo stabilito dagli STM, quindi gli standard internazionali per il trattamento dell'acciaio inox, prevedono un ciclo di decontaminazione iniziale, sgrassaggio, decapaggio, quindi eliminazione dell'area decromizzata se si tratta di post saldatura, elettrolucidatura e passivazione. In funzione del ciclo e del rispetto di questo ciclo ho la possibilità di garantire la passività, quindi il fatto che la superficie dell'inox diventi inerte nei confronti degli agenti aggressivi. Un altro numero che viene usato talvolta per definire la bontà in termini di resistenza alla corrosione dell'inox è il pitting resistance equivalent number. Questo esprime la capacità dell'inox di resistere al pitting in funzione della percentuale di cromo, molibdeno e azoto. Questo è uno dei numeri che non può essere preso in assoluto, perché se lo applicate a alcune leghe austenitiche della serie 200 potreste avere un numero elevato che sembrerebbe apparentemente elevato, ma non è assolutamente un indice univoco della bontà della resistenza all'inox per quanto riguarda la corrosione. La stessa cosa per il livello di passivazione: può essere indotta una passivazione chimica o elettrochimica. A seconda di come induciamo la passivazione, chimicamente o elettrochimicamente, possiamo avere un layer più o meno compatto, denso, e maggiore la densità di questo layer, maggiore sarà la sua resistenza a rompersi. Aspetto altrettanto fondamentale nella determinazione della resistenza alla corrosione sono gli aspetti di rugosità superficiale, quindi si misura la rugosità media, la rugosità di picco, e quando questi indici sono stati valutati si può determinare con simulazione a priori quali sarà la resistenza della lega specifica nel tempo. Uno dei sistemi che abbiamo messo a punto elettrochimicamente consente ad esempio di effettuare una passivazione elettrochimica che è una resistenza alla corrosione, lo vedete nelle curve blu sottostanti, dove il film di passivazione si rompe a una tensione superiore rispetto alla rottura che sarebbe indotta da un trattamento a base di acido nitrico. Quindi quello che realizziamo è una resistenza alla corrosione molto maggiore attraverso un sistema elettrochimico rispetto a quello che si potrebbe indurre con un sistema classico che è l'esposizione all'acido nitrico. In questo caso il sistema risponde agli standard internazionali 967 per quanto riguarda l'applicazione in ambito food farmaceutico, B117 l'esposizione nei confronti degli ambienti salini, il G61 che rappresenta diciamo le curve di polarizzazione, quindi
una forma quantitativa della sua resistenza agli agenti aggressivi in termini di rottura del film di passivazione. E un aspetto importante, e chiudo, è la conformità al MOCA, che è diventato mandatario, insomma, nel nostro tempo, per quanto riguarda la cessione di nickel, cromo e altre sostanze dell'inox a contatto con alimenti e a contatto con farmaci e fluidi. Noi siamo presenti qui in fiera con la nostra tecnologia e potete venire a trovarci per una consulenza specifica sul vostro caso per quanto attiene alla corrosione in termini di rimedi e prevenzione. Grazie.